un dibattito particolarmente acceso in Consiglio Comunale, con i cittadini, sui giornali, anche noi ci siamo molto interrogati. Partiamo da un primo punto che noi riteniamo fondamentale. Questa amministrazione, dal punto di vista politico da un lato e dal punto di vista amministrativo, con l'autonomia che hanno poi le dirigenze, ha cominciato ad affrontare un tema che, come tutti hanno riconosciuto, da decenni era lasciato nel limbo più totale. E questa situazione di non solo assoluta incertezza, ma io dico anche che ha consolidato una Macedonia di vicende completamente diverse le une dalle altre, noi abbiamo deciso con forza di affrontarlo, perché riteniamo esattamente quello che ho ascoltato anche in quest'Aula, che non si possono tenere insieme situazioni che sono completamente distinte le une dalle altre. Cioè, se noi non affrontiamo questo tema, saranno messe nella stessa situazione il cittadino che tutti noi vogliamo mettere in condizioni di emergere dall'illegalità, con quello che in modo criminale, in modo arrogante, in spregio a qualsiasi norma, ha magari occupato un immobile abusivo nel corso di questi anni. E devo dirlo con sincerità, noi non apparteniamo a questa stagione politica. Questa è la stagione politica che abbiamo ereditato, la stagione politica delle grandi speculazioni edilizie, di quelli che magari, come diceva Marco Nonno, hanno sfruttato e utilizzato povere persone, ma siamo anche l'amministrazione che vuole togliere i cittadini per bene, che finanche hanno sbagliato, o perché non conoscevano bene la legge, o perché sono stati mal consigliati, o perché capire certe volte una legge ti deve affidare non a uno, ma a 10 avvocati, li vogliamo un po' togliere da questa situazione, perché non è più ammissibile che su queste vicende così delicate ci debba stare certe volte una strumentalizzazione anche politica che francamente noi non condividiamo. Allora noi ci dobbiamo rifare innanzitutto a un quadro di legislazioni nazionali e regionali che nemmeno questo ci appartengono, cioè ancora una volta noi dobbiamo affrontare col cerino in mano, come prossimità, come dire, amministrazione di prossimità, scelte normative che sono state prese da altri. Si è parlata della legge Bucalossi 1077, la legge 4785, le altre leggi che sono tutte leggi, cioè noi qua stiamo cercando di trovare una soluzione a una situazione, a un'ondata praticamente normativa che ci ha travolto in questi anni. E mi par di capire dalle sollecitazioni che vengono, perché io ho ascoltato la maggioranza, ho ascoltato l'amministrazione, ho ascoltato la giunta, ho ascoltato l'opposizione, abbiamo ascoltato in questi giorni anche i cittadini, tanti altri abbiamo ascoltati, tutti chiedono, e mi auguro che siamo tutti quanti d'accordo su questo, non di tutelare chi ha fatto il furbo, chi si è messo in un circuito assolutamente di illegalità convinta, perché poi manco me la sento, come dire, di stare qui a non sottolineare che accanto a questo c'è tanta gente che ogni giorno paga tutte le tasse, paga tutte le bollette, e nell'andare ad analizzare queste vicende scopriamo anche gente che non ha mai pagato una bolletta dell'acqua, non ha mai pagato una bolletta della luce, non ha mai pagato una bolletta del gas. Allora noi dobbiamo provare con questa operazione a fare un ragionamento che sia di effettiva trasparenza. Mai nessuno mi è venuto a dire, anche oggi dal dibattito, noi vogliamo tutelare questa fascia di irresponsabili, di speculatori, di approfittatori. Però, sindaco, troviamo una strada, mi pare di capire, di appello non a caso viene fatto al buon senso. Perché poi, se andiamo a interpretare le norme, voi avete citato le maestre, Napoli Sociale, sono vicende diverse. Però il tema c'è. Cioè, il tema c'è che noi non possiamo far finta che per 20, 30 anni, 15 anni, 25 anni si è andata avanti con chi ha fatto la domanda di condono ed era convinto che stava a posto, di chi ha pagato gli oneri per la sanatoria, di chi magari, come dite voi, ha pagato pure le bollette. Allora oggi non è tanto approvare l'emendamento di Santoro, di Nonno o di Cecere, perché va alla fine l'amministrazione che deve decidere. E quindi credo che noi dobbiamo costruire, come abbiamo detto anche l'altra volta e come stiamo dicendo oggi, un percorso che consenta da un lato di rasserenare il clima sociale nella nostra città, cioè che il cittadino che effettivamente è la fascia debole, il povero Cristo,
quello che da 30 anni sta in un immobile e che magari sono 30 anni che si vuole mettere a norma, e un'amministrazione un po' appesantita, un po' distratta, o le leggi che non funzionano, si trova là a dire: ma io più di quello che ho fatto, io poi non è che capisco tutte le cose di norme, qua non è che dobbiamo farci tutti scienziati del diritto, c'è anche il cittadino che fa una vita umile, che è convinto tutto sommato di non stare facendo nulla di male. Allora noi dobbiamo dire alla città che c'è un consiglio comunale, indipendentemente da maggioranza e opposizione, e un'amministrazione che deve avere il buon senso, la forza politica, la capacità istituzionale, l'interpretazione giuridica di trovare quella soluzione che consente effettivamente, non dico di esaminare caso per caso, ma da saper mettere in una griglia corretta i vari casi che si verificano in queste vicende. Quindi noi siamo in condizioni oggi di non mettere nulla in esecuzione che sia di irreversibile. Quindi questo è l'impegno che l'amministrazione può prendere come parte, diciamo, politica, ma ritengo anche come parte amministrativa, costruendo insieme un ordine del giorno che sia particolarmente condiviso da tutti. C'è un impegno che noi non andiamo a fare degli atti che possano creare una situazione di irreversibilità nei confronti delle persone che dimostrano con atti concreti di trovarsi in una cornice di buona fede. Cioè questo è il termine sul quale noi dobbiamo lavorare. E poi questa attività che noi stiamo facendo è un'attività meritoria. A me fa piacere che anche il consigliere Santoro, che pure qua eravamo concitati, ma io l'ho ascoltata, come ho ascoltato lei, nonno, ho ascoltato tutti, questa attività dell'amministrazione è meritoria, perché se noi oggi non decidiamo e continuiamo a rimettere la palla in avanti, non è sufficiente sospendere un atto. Noi dobbiamo creare le condizioni perché finalmente si decida, altrimenti fra un mese, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi, noi ci ritroveremo comunque nella stessa situazione. Possiamo essere tutti d'accordo che si poteva preventivamente, lo si è detto, costruire anche meglio il percorso, ma voi sapete che c'è un livello politico, c'è un livello amministrativo, c'è il Consiglio Comunale, il confronto serve anche per crescere e arrivare finalmente ad una soluzione. Noi creiamo le condizioni perché non si verifichino passi che possano portare a soluzioni normative irreversibili, costruiamo insieme un percorso, e questo è l'impegno politico che posso prendere, che non ci sia nessun atto che vada a compromettere in modo irreversibile non solo posizioni di persone che si trovano in buona fede, ma anche di valutare chiaramente, qui caso per caso, situazioni di indigenza, di situazioni, come dire, di occupazione di immobili che dopo tu non puoi andare a chiedere a una persona in unica soluzione o anche certe volte a rate, vediamo come lo possiamo studiare, di andare a pagare delle somme che in buona fede si sono ritenute di non dover dare. Insomma, non è facile. Bisogna costruire un quadro normativo che regga, perché noi non siamo né gli speculatori, né gli approfittatori e né quelli che possiamo mettere poi sulla stessa bilancia il cittadino che ha sempre rispettato la legge e con chi non l'ha fatto. Chi non l'ha fatto dobbiamo andare a distinguere. Quello in buona fede deve avere accoglienza da parte nostra e noi siamo in grado di verificare chi è in buona fede. Grazie a questa amministrazione, e mi auguro grazie a tutto il Consiglio Comunale, per la prima volta potremmo anche scovare chi si è nascosto, perché questa cosa in quest'Aula dobbiamo dire, questa non è l'Aula che sta difendendo le posizioni di chi si è nascosto, perché noi stiamo scoprendo gente che non risulta. Signori miei, qua sta la stragrande maggioranza dei napoletani, che ogni giorno pagano tasse altissime perché siamo in piano di riequilibrio, esattamente per quei debiti e quei commissariamenti di cui parlava lei prima. Quindi approfittiamo, tra virgolette, di questo momento, che forse si è partiti un po' male, però mi sembra che ci stiamo ricomponendo degnamente. E non è la parola valuta che cambia il corso di questa vicenda, è l'impegno politico istituzionale del sindaco, dell'amministrazione e del Consiglio Comunale che cambia la storia di questa annosa quarantennale vicenda. Perché possiamo essere d'accordo sul valuta, sul impone, potrete anche scrivere impone al sindaco, ma se noi poi andiamo in ufficio e non c'è la possibilità di costruire un percorso, quell'impone diventa un impone fino a se stesso. L'idea che mi sono fatto io, visto che è stato fatto l'appello al buon senso, secondo me ci sono tutte le condizioni per trovare un risultato e raggiungere un obiettivo che tenga insieme buon senso, normativa, rispetto della dignità di tutti,
come dire, anche dei dirigenti che hanno fatto un lavoro difficile, complicato, perché poi la Corte dei Conti chiaramente viene a bussare se noi non costruiamo un percorso giuridicamente corretto, economicamente, finanziariamente sostenibile. Scusate, poi noi dobbiamo approvare il bilancio, e approvare il bilancio significa che noi dobbiamo incassare determinate risorse, se non si incassano le risorse il bilancio non si può fare. Insomma, io da sindaco, come dire, anche avendo ascoltato più volte i cittadini in questi giorni, sia nei quartieri, sia per strada, sia l'altro giorno che ne abbiamo ricevuti una delegazione, l'impegno che ho preso è quello che non ci sia nessuna decisione che vada a... a creare una situazione di assoluta intollerabilità sul piano sociale ed economico a fasce bisognose, ma bisognose non perché criminali, ma bisognose perché hanno dovuto vivere per anni in un contesto in cui non c'è mai stato evidentemente qualcuno che con la forza e la determinazione che stiamo dimostrando vuole una volta per tutte affrontare questa vicenda. E io credo che alla fine i cittadini ce ne daranno atto, perché si esce anche fuori dalla strumentalizzazione di turno, dalla pressione di turno, voi di questo consigliere comunale o di questo consigliere di municipalità che in perfetta buona fede certe volte si vuole fare portavoce di istanze dei cittadini. Noi la dobbiamo affrontare in modo erga omnes, non con una legge, come diceva Pietro Rinaldi, perché non siamo una repubblica che mette leggi, però riusciamo probabilmente con atti amministrativi, con una delibera di giunta, che fino alla prossima delibera di giunta noi non toccheremo nulla. Quindi costruiremo una delibera di giunta in cui terremo conto di tutto quello che abbiamo ascoltato dai cittadini, innanzitutto, dai consiglieri municipali, poi e da ultimo con grande autorevolezza dai consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, perché dobbiamo anche togliere questa vicenda dal fatto che è una vicenda del consigliere comunale di questo partito o quell'altro partito. Io immagino che in queste abitazioni ci sia gente che ha votato De Magistris, gente che ha votato Lettieri, gente che ha votato Valente, gente che ha votato Brambilla. Non è questo il tema. Noi dobbiamo esattamente dare una risposta credibile, che non ci sia qualcuno poi che si trova esposto a valutazioni che siano errate. Quindi se c'è anche il coraggio di prendersi delle decisioni, noi abbiamo dimostrato che ce le prendiamo. Però costruiamo insieme un percorso che sia di tenuta giuridica, finanziaria, economica ed amministrativa. Fino alla prossima delibera di giunta non si muoverà una foglia dall'albero, anche se siamo in inverno e le foglie non ci stanno, sta per arrivare la primavera, quindi faremo questa delibera sentendo la Commissione, sentendo il Consiglio Comunale, e sono convinto che poi costruiamo e chiudo un ordine del giorno che tenga conto delle cose che ha detto Cece, che ha detto Santoro, che ha detto Rinaldi, la maggioranza e l'opposizione. Questo è l'impegno che da sindaco posso prendere, poi il resto lo dobbiamo costruire insieme, non è che abbiamo la bacchetta magica, un groviglio di normative, veramente siamo sempre noi col cerino in mano, alla fine. Leggi assurde, provvedimenti incredibili, senza soldi, senza niente, dobbiamo affrontare un disagio sociale e lo affronteremo. Bene.